scriverò di te innocente, giovane. Quanto non ho potuto mai partecipare a concorsi perché
non ero competitiva per l'età. E quindi è una cosa che invece poi ho fatto fare a mio figlio. Lui ha vinto gli stessi concorsi musicali e adesso è in carriera. E per quanto riguarda la poesia invece, lei ha iniziato a scrivere solo in relazione a questa delusione amorosa o ha sempre amato la poesia? Diciamo che mi è sempre piaciuto scrivere. Quando ero giovane scrissi due fiabe per adulti, diciamo intorno ai 20 anni così. Scrissi due fiabe per adulti, poi ho scritto una fiaba musicale. Poesia vera e propria no, non mi era mai avvicinata la poesia. Più sull'aspetto del racconto mi cimentavo. Non c'è niente da fare, poi dopo la vita ti prende e ha altri problemi, per cui la famiglia, io ho sposato immediatamente giovanissima, insomma, ho avuto un figlio immediatamente, quindi non avevo né tempo nella testa di mettermi lì a scrivere. Avevo la mia attività di musicista, avevo il mio lavoro, perché anche ho iniziato a lavorare a 18 anni nella scuola e sono diventata un paio di ruolo, quindi ho portato avanti in contemporanea l'università, mi sono laureata in psicologia e mi sono specializzata, poi in seguito in sessuologia, in scienze dell'alimentazione, insomma ho fatto tutta una serie di percorsi che mi hanno allontanato da quello che era il mondo creativo della scrittura. Diciamo che questa storia, come ho detto nell'ultima poesia, io ringrazio questa storia perché in fondo mi ha riacceso una voglia di raccontarmi. Come si suol dire, dopo la perdita c'è da raccontare, no? Io lo spero, spero che... A proposito di questo volevo farle l'ultima domanda. Mi piace la psicologia, insomma, ed è anche una materia molto difficile, quindi io mi chiedo, insomma, tra una moltitudine di attività, quelle che sei sempre interessata, poesia, arte, insomma, musica, psicologia, lei oggi come oggi riesce a continuare la sua passione per la musica? La mia passione per la musica la continuo certamente perché io organizzo concerti di musica classica e dove ospito tutti i talenti italiani, proprio perché mio figlio è uno dei talenti italiani e io so che i giovani musicisti in Italia non hanno spazio. In Italia si preferisce chiamare il musicista straniero e dare visibilità al musicista straniero, ma i talenti italiani vengono trascurati in maniera indegna. E quindi uno degli scopi della mia associazione culturale, che è Arte del Suonare, è proprio quello di dare invece visibilità ai nostri musicisti e devo dire che i nostri concerti sono tutti di altissimo livello perché ospitano giovanissimi che si dedicano ai più svariati strumenti e vengono approfittano dello spazio che io ho organizzato per farsi ascoltare, insomma. Lei è venuta qui da Roma, insomma, ha fatto un bel viaggetto, insomma, con la valigia e tutto quanto, quindi suppongo che ha una buona impressione dell'associazione Tila, se me ne parlo. Beh, certamente è un'ottima associazione, anzi io ringrazio Bruno Mancini perché ha diciamo, il cuore di questa associazione Tila, promotore insomma, di tutte le attività che l'associazione Tila mette in campo e collabora appunto con la mia associazione Arte del Suonare, vedi che come nominiamo Tila sono le campane. Era sottinteso anche per Tila. E la collaborazione appunto tra queste due associazioni permette di sviluppare diversi progetti, per esempio per l'associazione Tila, per l'associazione Arte del Suonare ha organizzato una serata di poesia nel 2013
poi questa collaborazione è continuata nel tempo, sia con il progetto di poesia 8 milioni, sia con le premiazioni che sono state effettuate tramite appunto le attività dell'associazione DILA. Adesso c'è il progetto Expo, insomma ci sono buone prospettive di collaborare insieme. Io ho mandato all'associazione DILA dei musicisti per delle serate che DILA organizzava, perché io ho contatto con gli artisti, quindi mi ha fatto piacere che gli artisti che collaborano con me collaborassero anche con l'associazione DILA, e io adesso sono un socio a tutti gli effetti dell'associazione DILA, perché Bruno Mancini ha avuto questa splendida idea di organizzare quella che era prima un'attività culturale in un'associazione chiamata appunto DILA. Vi saluto e vi ringrazio dell'ospitalità. Grazie. Indaco, teatro. Lelieri, oltre il sipario delle nostre solitudini, maturità non è peccato, scioglie il nodo del mio petto la mano, che sposta da scaffali polverosi qui giù in platea e fluvi di antichi amori. Oggi la storia è amara, spettri. Romanza la mia testa, quest'uomo accanto che bisbiglia. Andiamo a cena insieme, il viso ciondolo sulla mia spalla, poi tutti in piedi a porgere gli omaggi, applausi, ma lui non chiede il mio permesso, sfacciato nel togliermi gli occhiali, deciso, bisbiglia, bella, maliardo. Odora sesso la mia grotta, sbandata, di fronte al suo bastardo sentimento, testardo. Stele sacrale alla lussuria, avvinta, solo un passo dal delirio. Inappellabile, è troppo intenso il battito del cuore, emozionato per dirgli smettila, tremante. Hotel sigillo, prego, già impone allo chauffeur, aprendo la portiera al mio passaggio. Legge Antonio Mencarini. Cantate, ragazzi del borgo, sui cordoli, sui giunti, fratelli dell'ultima speranza, sugli alti tralicci, sulle creste dei vulcani, cantate. Un nuovo pallore mi comprime il viso, e ietto, figli bianchi, vene varicose, passioni represse, al miele dei suoi peluzzi.
suonate. Suonate, ragazzi dell'Arso, quasi fosse domenica, senza fine e senza sonno. Fratelli di madri diverse, nelle serre che mutano fiori, suonate. Un nuovo tremito mi sconquassa le braccia, distillo liquidi salati, occhi annebbiati. Il mio senso di colpa contro l'audacia dei suoi capezzoli. Ballate, ballate ragazzi del porto sulle spolette di bombe afghane, fratelli di anni di provette, come serpenti nei boschi inceneriti. Ballate. Un nuovo affanno mi smaneggia il petto, azzanno, lingua profonda, freddezza immensa, il mio orgasmo invadente tra le sue dita attorcigliate al fungo. Fuggite, fuggite dal borgo, dall'Arso, dal porto, mosche insaccate nei carburi. Fratelli di Ignazio, dal carnevale, antico, falso e bigotto, fuggite. Un nuovo grido mi scatena l'anima senza prudenza. Andiamo. Come rinato, nudo e puro, nella sagra del peccato, al fuoco del tuo sguardo. Andiamo, oltre i velluti, verso un diario della follia, spingendo insieme gli anni. Andiamo. Acconcio in gabbia il polline che resta di limitate perversioni. Andiamo, sfiorandoti per essere l'uomo che scaglia la prima pietra. Andiamo, stringendoti per essere l'uomo che punta senza paura il dito. Andiamo, amandoti per essere infine uomo. Andiamo. E punto il dito. Innocente, giovane.